E allora, a proposito di stare bene con se stessi, c'è una parola d'ordine tra tutte che è prevenzione. E ieri a San Giovanni Rotondo è stata inaugurata la panchina rosa della solidarietà e della prevenzione, da un'idea di due donne di San Giovanni Rotondo che sono Giovanna e Marilù Simone. Noi oggi ne parliamo con due donne che ieri erano presenti all'inaugurazione. Il benvenuto all'assessore alle politiche sociali di San Giovanni Rotondo, Maria Pia Patrizio. Buongiorno, Buongiorno assessore, Paola. buongiorno Maria Pia, ci diamo del tu, siamo amiche, lo facciamo, Certamente. ecco. E poi diamo il benvenuto in collegamento Skype a Rosanna Galantucci, presidente dell'associazione Una Stanza per un Sorriso. Buongiorno Rosanna, benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Grazie a te per Ciao. averla accolta. Allora, vediamo subito delle foto, perché voi ieri eravate appunto presenti all'inaugurazione di questa panchina che è stata posta a pochi metri da Casa Sollievo della Sofferenza. Che segno è, Maria Pia, questa panchina a San Giovanni Rotondo? Allora Paola, la panchina vuole essere un simbolo, un segnale, un segno che ovviamente deve riportare ad una realtà concreta, ossia quella di una rete, il segnale di una solidarietà che questa associazione fatta di persone veramente meravigliose, la maggior parte sono tutte persone che sono state colpite in primis, in prima persona, da una diagnosi appunto di cancro e che hanno iniziato un percorso a seguito del quale hanno capito, hanno riconosciuto il valore della solidarietà, del supporto, dell'aiuto e quindi hanno dato vita a questa bellissima realtà. Qui le donne, Paola, trovano, oltre che figure professionali riguardo appunto alla prevenzione, perché sappiamo la prevenzione ormai ce lo dicono da tutte le parti, è Esatto. fondamentale per il benessere della persona, si riescono a prevenire, si riesce davvero a vincere, ecco, su queste malattie dove appunto il tempo la fa da padrone. Ma nel caso in cui appunto si viene colpiti da una diagnosi infausta, questa è un'associazione che offre supporto professionale, supporto in termini proprio di rete di solidarietà. Hanno tantissime iniziative che ora la nostra Rosanna ci illustrerà e rispetto alle quali noi come amministrazione abbiamo voluto essere assolutamente presenti. Siamo orgogliosi e felici che anche San Giovanni Rotondo sia una tappa rosa, dove questa panchina vuole essere il segnale di una realtà che esiste e che vogliamo appunto ingrandire, vogliamo rendere operante anche qui a San Giovanni Rotondo. Infatti, quindi San Giovanni è una delle tante città, uno dei tanti paesi appunto che ospita queste panchine griffate che poi vengono colorate e c'è un artista appunto che si occupa del disegno. Ecco, Rosanna, sei presidente dell'associazione Una Stanza per un Sorriso. Ieri eri a San Giovanni Rotondo appunto all'inaugurazione di questa panchina. Prevenzione e solidarietà. Perché per la vostra associazione è così importante questa parola? Ma intanto noi nasciamo proprio per dare un supporto a questi pazienti, a queste donne che soprattutto sono le donne scolpite, no, da questo problema. E la solidarietà è indispensabile quando il cuore, la mente, le azioni vogliono dare un supporto a queste persone, ma non solo alle persone colpite, ma a tutta la famiglia, a chi vive questo momento difficile. Per cui il bello della nostra missione è quello di portare avanti un progetto e incontrare persone belle come quelle che abbiamo incontrato ieri in questo percorso che ci ha poi fatto concludere in una bellissima festa quella di ieri. Come insomma l'assessore Maria è veramente una persona squisita che legge le nostre note del cuore e le abbiamo fatte cantare ieri con tutti i medici, le suore, l'arcivescovo, i nostri soci e chiunque passava ieri si fermava perché sentiva che c'era veramente un sentimento di amore, quindi di solidarietà. Allora, E la solidarietà. Sì, sì, vai. Rosanna, allora, adesso dobbiamo fermarci perché abbiamo un tassativo da rispettare, però quello che voglio chiederti, e lo faremo dopo questo spazio pubblicitario, è qual è la vostra missione, quali sono le iniziative che portate in campo, perché sono tante, diverse e importanti. Quindi adesso andiamo in pubblicità e poi di nuovo insieme con le nostre ospiti.
E in questo spazio in diretta in Just Today di oggi stiamo rivivendo insieme il momento dell'inaugurazione della panchina rosa della solidarietà e della prevenzione. Ieri pomeriggio a San Giovanni Rotondo, nei pressi dell'ospedale, è stata inaugurata questa panchina che, vorrei ricordare, è stata decorata dall'artista Maria Pia Salatino. Siamo con l'assessore alle politiche sociali di San Giovanni Rotondo, Maria Pia Patrizio, in collegamento Skype con la presidente dell'associazione Una Stanza per un Sorriso, Rosanna Galantucci. Allora, Rosanna, qual è la missione della vostra associazione? Concretamente, che cosa fate? Sì, la nostra organizzazione di volontariato, che è stata fondata 8 anni fa ormai, a settembre festeggeremo 8 anni, il nostro compleanno, e nasce per sostenere i pazienti in cura oncologica. Nella stessa circostanza noi abbiamo sottoscritto un accordo, un protocollo con la ASL Bari, che ci permette appunto di essere presenti nel reparto di oncologia, dove abbiamo una stanza, appunto la stanza del sorriso, dove accoccoliamo, riceviamo i pazienti, soprattutto con il nostro gruppo di volontari, quindi estetiste, parrucchiere, nutrizioniste, psico-oncologhe soprattutto, che ricevono queste persone, queste donne, questi ragazzi che devono affrontare il percorso della chemioterapia. Quindi dopo un colloquio con loro si raccolgono le loro sensazioni, le loro necessità, e per cui andiamo avanti con l'ISO, che sicuramente, come tutti sanno, subisce delle trasformazioni. E soprattutto quando c'è la perdita dei capelli, noi interveniamo con la donazione di una parrucca che viene realizzata con la raccolta di capelli che noi portiamo avanti come progetto. Quindi abbiamo la banca del capello e la banca della parrucca, e questa parrucca viene realizzata su misura della paziente, secondo i suoi gusti, secondo il suo aspetto, e questo permette loro di sentirsi di nuovo belle e poter affrontare con più forza questo percorso, ma soprattutto ritrovare la propria dignità e la propria personalità. Ecco, a proposito della donazione dei capelli, ci spieghi meglio di che cosa si tratta, Rosanna, come fare? E sappiamo che c'è anche una moda positiva, ecco, potremmo dire anche da prendere in considerazione, e soprattutto imitare quello che fanno tante spose che decidono di fare questo gesto. Sì, certamente. Intanto ci tengo a dire che noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale, abbiamo delle sedi con dei referenti che ci rappresentano sia in Sicilia, nel Lazio, in Piemonte, ma ecco, la nostra rete si sta allargando e sicuramente da oggi, da ieri, ci sarà anche qualcuno che ci rappresenta a San Giovanni Rotondo. E abbiamo anche una rete di parrucchieri che aderiscono alla piattaforma di Treatwell, che hanno sottoscritto con noi un accordo appunto che stabilisce che chi si reca nei saloni di questa catena di parrucchieri e decide di fare la donazione ha diritto al taglio gratuito, per cui noi raccogliamo capelli da tutta Italia e siamo rappresentati in tutto il territorio nazionale. E inoltre poi ci sono appunto, come dicevi, delle mode che spinge molti, sia anche i ragazzi, a fare questo taglio, perché sai che ora anche molti ragazzi, uomini, hanno la moda di portare il capello più lungo, però se uno non sa quando tagliarli, questa è l'occasione giusta, ma anche le spose, perché in occasione delle feste, dei matrimoni, le spose decidono appunto di donare la propria ciocca, la propria chioma alla nostra associazione, e bastano almeno 25 centimetri, ma se sono molto più lunghi è tanto meglio, perché più lunghi sono, più belli possono essere, più belle possono essere le parrucche che vengono realizzate, perché insomma le parrucche hanno un costo elevato e con la nostra associazione riusciamo ad averle a costi leggermente più ridotti, ma con il contributo della regione la paziente può ottenere in dono da noi la parrucca del valore almeno di 1.800 euro e la regione poi rimborsa l'anticipo di 350 euro che la paziente deve solo appunto dimostrare di aver anticipato. Allora, intanto poi torno dall'assessore Patrizio. Mi dicevi prima a microfono spento che ieri, appunto all'inaugurazione della panchina, c'era un'energia positiva, era questa solidarietà femminile, ma non solo, perché erano presenti anche degli uomini, che però comunque fa bene e deve diventare contagiosa. Esatto, e loro ieri ci hanno contagiato, Paola.
perché ti dicevo, si respirava energia positiva, perché dai loro sorrisi, dai loro occhi, da come si parlavano tra di loro, cioè si vede che sono persone che davvero riescono a far passare un messaggio, che è quello della solidarietà e dell'aiuto vero, sentito. È questo che noi vorremmo creare anche qui a San Giovanni. Come vedi, c'erano presenti le associazioni di volontariato, quindi sono tante, questa è una parte, sì, di quelli che si occupano, insomma, a vario titolo della cura della persona. Quindi ci siamo detti, perché non creare anche qua un seme che possa poi germogliare e dare i frutti che sta dando altrove. Noi abbiamo già, così ci siamo già, perché poi siamo stati a cena insieme, ci siamo dette quali, che iniziative possiamo far partire nell'immediato. Prima di tutto sensibilizzare rispetto, certo, ecco, a questa iniziativa bella delle parrucche, perché sappiamo, Paola, quanto sia importante per noi donne sentirci belle, armoniose, a posto con noi stesse. E quindi penso che questo discorso della raccolta dei capelli, e quindi fornire supporto anche sotto questo profilo, sia veramente bello per una persona che può essere chiunque di noi alla fine, appunto, potrebbe trovare. Anche ci sono tante altre iniziative che si possono fare, Marilu è un'esperta in diciamo, percorsi anche estetici, ecco, tipici e studiati appunto per donne che stanno subendo e che sono in un percorso di terapia. Questo vuole essere tutto finalizzato alla cura della persona, vuole essere tutto finalizzato a che nascano dei germi positivi che poi siano in grado di, come dire, influenzare, contagiare, certo, un po' tutti in maniera trasversale. Questa comunità ha bisogno, credo, Paola, di messaggi belli. Esatto. Quello è un messaggio bellissimo. Ora ti invito a guardarla quando scendi, sì, a recarti nei pressi, ecco, della location, della panchina. È un bellissimo messaggio, un messaggio di speranza, di sorriso, appunto, un messaggio di aiuto, di... È un segno bello che, ripeto, davvero fa la sua parte. E siamo contenti, appunto, che la città di San Giovanni Rotondo abbia accolto questa richiesta. Ricordiamo un'idea di Giovanna e Marilu Simone, e la decorazione è stata realizzata dall'artista Maria Pia Salatino. Rosanna, associazione Una Stanza per un Sorriso, come fare per diventare volontarie? Sicuramente avvicinarsi a noi, seguirci, capire se si è portati, perché è un impegno importante, perché essere volontario non significa così trascorrere del tempo in leggerezza. Sicuramente ci vuole una passione, una dedizione per il prossimo, ritagliare il tempo dalle proprie cose e farlo in maniera assolutamente gratuita, perché la cosa che deve essere compresa è che noi siamo tutti volontari, non abbiamo nulla in cambio se non l'affetto e l'amore che ci viene donato dai pazienti, e mai mettere le proprie intenzioni o i propri interessi al centro, assolutamente, e questa è una cosa fondamentale. Ad ogni modo, noi sulla nostra pagina, sui nostri canali, abbiamo un modulo di adesione a cui va allegato un breve curriculum per una propria formazione, soprattutto se si tratta di attività legate appunto a delle professioni specifiche, quindi parrucchieri, estetiste, medici, psico-oncologhe soprattutto, ma chiunque può avvicinarsi se vuole dedicare del tempo, dell'amore, delle attività, delle coccole se vogliamo, perché il nostro progetto viene chiamato appunto umanizzazione delle cure o umanizzazione del reparto in oncologia, perché rendiamo appunto il paziente non un protocollo per la sanità, ma una persona che, come tutti gli altri, che ha la propria dignità e ha bisogno di cure, che quelle dell'amore, delle coccole e di ritrovare un sorriso è sicuramente una cura più forte di quella che fa con la chemioterapia. E per cui insomma, noi siamo aperti a tutti, basta compilare un modulo, fare una piccola iscrizione, per cui noi ci sosteniamo con queste auto piccole tassazioni, e si diventa soci, oppure si diventa soci relativamente alla donazione dei capelli, cioè i parrucchieri hanno un canale diverso, hanno una modulistica diversa per poter diventare appunto punti di raccolta di capelli che poi ci vengono donati.
Immagino siate presenti anche sui social, basta digitare associazione Una Stanza per un Sorriso, quindi ormai in rete è facilissimo trovare, quindi evitiamo anche di dare numeri di telefono perché comunque su un qualsiasi motore di ricerca, quindi segnatevi solo questo nome, questa associazione, Una Stanza per un Sorriso. E come giustamente diceva l'assessore Patrizio, se venite a San Giovanni Rotondo, perché la panchina si trova su Viale Cappuccini, quindi di fronte a Piazzale Forgione. Esatto, di fronte a Piazzale Forgione. Quindi o arriviate a piedi o arriviate in autobus o in macchina, si trova salendo Viale Cappuccini sulla destra. Grazie alla regia che prontamente ci fa vedere anche il sito della stanza Una Stanza per un Sorriso, con tutti gli appuntamenti, come diventare socio e volontario, donare una treccia per realizzare parrucche con capelli veri e tutte le notizie. Ecco, siete un'associazione molto molto fattiva, mi piace questo. Poi ci sono le news, ecco come fare per sostenervi, quindi uno magari non vuole fare il volontario, vi può sostenere in altre decine di modi. E allora grazie, noi come sempre Presidente Galantucci siamo a disposizione per altre iniziative della vostra associazione, quindi ormai il canale si è aperto, quindi a disposizione per fare un po' da cassa di risonanza di queste belle iniziative positive, quindi grazie a Rosanna Galantucci, Presidente dell'Associazione Una Stanza per un Sorriso, per essere stata con noi, e alla prossima occasione. Grazie a voi e siete benvenuti qui ad Altamura, venite a conoscere la nostra sede, quello che facciamo, venite a controllare, a guardare come vengono realizzate le parrucche, come vengono raccolti i capelli, come vengono smistati, perché riceviamo migliaia di donazioni ogni giorno, per cui è importante che la gente si renda conto di quello che facciamo, perché lavoriamo in massima trasparenza e comunque siete benvenuti anche a diventare nostri sostenitori in tutti i modi voi vogliate. E grazie, grazie a Maria per insomma averci accolto e soprattutto sostenuto, perché è stato veramente un amore a prima vista, si può dire. Come non esserlo, Paola, ecco. L'hai visto? Abbiamo difficile due belle non persone, non farsi coinvolgere da loro. Grazie, grazie anche all'assessore alle politiche sociali di San Giovanni Rotondo, Maria Pia Patrizio, come sempre a disposizione anche per altre iniziative. Siamo qui te, pronti a dare risalto. Grazie, e allora noi andiamo in pubblicità, di nuovo linea alla regia, e poi insieme per le ultime notizie con Maria Pia Picciafogo in studio.